Quanto ti piace giocare con lo spago? Ciao ragazze! Ho inventato una figura incredibile a ripiglino, guardate! Prendete lo spago, lo passate qui. L'ho chiamata la cometa! L'ho ideata da sola, sapete? Ok, ciao! Non erano colpite, credevo che avrebbero detto wow, insegnaci o qualcosa del genere. Ehi, novità! Ti giochi ancora a ripiglino? Cosa ci trovi di divertente? Come fa a piacerti un passatempo che non fa più neanche mia nonna? Ciao mamma, guarda, questa si chiama cometa e l'ho inventata io. Sta a vedere, si fa così. Questo passa di qua e poi... questo lo metto qua, si infila sotto, ed ecco fatto! Nicola, devi smettere! Invece di perdere tempo a giocare a ripiglino, faresti meglio a studiare, immediatamente! Sempre la testa fra le nuvole. Ho sentito bene, la mamma ti ha sgridato anche questa volta? E non ha neanche voluto vedere la mia nuova invenzione. Davvero? E di quale invenzione si tratta? Ho ideato una nuova figura a ripiglino. Oh, a ripiglino? Sì. Te la insegno? No, grazie. Dai, perché fai così? Non importa, a quanto pare nessuno riconosce la mia bravura. No. Quello che dice la mamma in fondo è vero, Nobita. Per quanto tu sia brava in questo gioco non ti servirà a diventare importante. Sì, però non è giusto. Se solo ci fosse un mondo dove il valore di un uomo dipendesse dalla sua bravura nel gioco del ripiglino. Idea! Possiamo usare quel ciuschi! Quel ciuschi? Quale ciuschi? Tira fuori l'esaudivo! Presto, presto! Aspetta un attimo! L'esaudivo! Puoi realizzare ogni desiderio con una telefonata, ma cosa hai in mente? Non lo immagini, ecco qua! Se nel mondo tutti andassero pazzi per il mio gioco preferito, io potrei diventare una persona famosa e rispettata! Eh? No, non farle, è una cosa ridicola! Ma perché piaciti in questo modo, non ci metti di pericoloso! Va bene, non verrà fuori niente di buono! Vediamo un po', voglio un mondo in cui tutti siano appassionati di ripiglino! Ottimo, le cose adesso andranno diversamente. Saranno tutti interessati al ripiglino. Presto, voglio andare a vedere. Il campione del mondo di ripiglino. Mi auguro che il ciuschi abbia funzionato. Non noto grandi cambiamenti in giro. Vediamo questo qui, poi questo qui. No, ho sbagliato, uffa, aspetta, com'era? Questo doveva passare qui, poi questo qui. Gianna sta giocando a ripiglino, il mio desiderio deve essersi avverato. Sono rimasto intrappolato. E questa è la tazza. Wow, sei un vero campione! Incredibile, sono io, come fai ad essere così bravo? D'accordo! Ora osservate con molta attenzione! Allora ragazzi, adesso ripetete quello che faccio io! Ehi, si può sapere perché stai ridacchiando? Io non sto affatto ridacchiando! Ah no, dimmi, se non stai ridacchiando, perché hai quella faccia? Non lo so! Come vuoi. Ok, se ti faccio tanto ridere, allora prova tu. Ma no, Nobita non è capace. Basta, poverino, non prenderlo in giro. A dire la verità, non credo di essere molto bravo. Adesso non dirmi che non sai giocare. Coraggio, fa qualcosa, anche una figura semplice. Ma no, lascia stare. Andiamo, dai, avanti, prova. E va bene. Come? Hai il tuo spago? Ecco, questa sì che è una tazza. Tira fuori! E da qui, con un altro semplice passaggio, si ottiene una scopetta! E poi una farfalla! La doppia
scala! Bravo! Usa le mani con la cena! Ora posso tornare nel mondo normale, anche se un po' mi dispiace. Sono rimasto intrappolato! Nobita! Scusa, mamma, mi metto subito a fare i compiti, perdonami. Oh, chi ha parlato di fare i compiti? Invece di perdere tempo a studiare, faresti meglio ad allenarti a ripiglino. Perché se non diventerai bravo, non riuscirai mai ad entrare all'università. Non capisco, cosa c'entra il ripiglino con l'università? Ma cosa stai dicendo? Ripiglino è la parte più importante dei test d'ingresso, dopo tutto. Davvero? Certo, non capisco perché tu sei così sorpreso. Questo è un mondo meraviglioso, non è vero, Doraemon? Che c'è? Dai, perché non provi anche tu? Scherzi! No, non scherzo, aspetta, ti insegno io. Coraggio, su, andiamo, fa un tentativo. Dai, Doraemon, provaci anche tu. Dai, provaci. Ho detto di no, smettila! Basta, Nobita, lasciami in pace! Non è altro che uno stupido giochino! Chissà perché si comporta così. Nobita, la merenda! Arrivo! Wow, pignalla crema, i miei preferiti, ma... Dov'è Doraemon? Come? Io credevo che fosse di sopra insieme a te. Beh, sì, ma... buon appetito! Accendiamo la TV. Lascia tutto in ordine, eh? Nuovissimo spago profumato! Caramelle ripiglino, buonissime! Che strane pubblicità! Gazzosa panda al gusto ripiglino! Cos'è? Come fa ad avere il gusto di un gioco? Realizza le tue figure di spago e guardale in 3D. Oh, i Power Ripiglino Rangers! Ragazzi all'attacco! Sì! I guerrieri intrecciano i loro spaghi per unire i loro poteri! Monte Fuji! Aquila! Melanzana! Fantastico! Mi avete salvata! Grazie a tutti! Arrivederci, ciao! Oh, che peccato, è già finito! Sono a casa! Bentornato! Meno male, nessuno sta guardando la TV! Oh, perfetto! Appena in tempo! Buonasera a tutti gli tesoro, sta per iniziare l'incontro! Questa sera assisteremo a un incontro del campionato di ripiglino, ovviamente! Ripiglino è per Doraemon! Cosa hai detto, caro? C'è la finale del campionato di ripiglino! Oh, è vero, la finale stasera! Io ho tanta fame, è pronta la cena! Ti dispiace aspettare un po', cucinerò dopo l'incontro! Nell'angolo rosso, dalla polisportiva Spago di Tokyo, il campione del mondo... di ripiglino! Nell'angolo bianco c'è la palestra statunitense Rocchetto, lo sfidante Mano Magica! Che ci fa questo piatto qui? Ecco, io non ne ho la minima idea! Ci siamo! L'incontro più spettacolare del secolo sta per cominciare! Abbiamo qui con noi String Itoyama. Ci dica, come crede che andrà a finire questo incontro? Bella domanda. Quindi lei pensa che il campione in carica potrà confermarsi? Ma, sempre che non vinca l'altro. Ah, certo, sagge parole. Immagino che questo non lo sapremo fino alla fine. I due uomini sono al centro del ring per promettere di affrontarsi lealmente. Ecco, si stringono la mano. Ora stabiliranno chi inizierà nel primo round. Inizierà lo sfidante. L'arbitro consegna lo spago a Mano Magica. Li vediamo mettersi in posizione, aspettando solo il segnale del gong. Lo sfidante si prepara a colpire. Incredibile! Lo spago si solleva in aria come se stesse prendendo vita. Ha rischiato di toccare il tappeto. Fantastico!
Lo sfidante ha esordito con un'eccezionale mossa a sorpresa, gente! Sì, niente male. A me non sembra così complicata. Tu non capisci, Nobita. Si sta soltanto riscaldando. E poi ha eseguito la figura del fiume perfettamente. Questa è vera e propria arte. Sì, è un autentico fuoriclasse. Ah, che livelli! Sarà, ma a me sembra essere una semplice vecchia figura. Hanno appena iniziato, ma il campione sembra già in una situazione critica. Come risponderà all'attacco? Me lo stavo domandando anch'io. Ecco, ci siamo. Avvicina le mani allo spago. Cosa farà? Signore e signori, il Monte Fuji! Il campione è più in forma che mai! Chi se l'aspettava? Bravo, guardate! Che velocità! Fantastico, un vero campione! Era facilissimo! L'incontro è assolutamente equilibrato. Tutto si deciderà ora, nell'ultimo round. Cosa fai? Veloce! Velocissimo! Che forza! Propone lo splendido bosco incantato! Lo sfidante si è giocato il tutto per tutto! Il campione sembra nervoso! Ora dovrà dare il massimo! La tecnica dello sfidante lo ha messo in difficoltà! Campione, rinuncia! No! Che cosa ne pensa, String? Crede che il campione finirà al tappeto? Ah, sì, a volte capita. Oh, il campione sta reagendo! Vuole sferrare un potente attacco! Il campione l'ha messo KO! E si aggiudica il premio di 3 miliardi di yen! 3 miliardi di yen? I campioni di Ripiglino guadagnano un sacco di soldi! Credo che diventerò uno di loro! Andiamo, non dire sciocchezze, Nobita! Ci vogliono talento e grandi sacrifici per diventare un campione! Che strano, chi può essere a quest'ora? Buonasera, signora. Mi dispiace disturbarla. So che è un po' tardi, ma mi creda, si tratta di una cosa piuttosto importante. Ah! Scusi, mi presento. Sono un talent scout, uno scopritore di talenti del Ripiglino. Che cosa desidera? Sono qui perché ho sentito parlare di un giovanissimo talento che vive proprio in questa casa. Sta parlando del nostro... Del nostro Nobita? Dici sul serio? Certo! E ho qui un contratto per poterlo ingaggiare immediatamente. È sicuro che non ci sia un errore? Non credo che nostro figlio sia capace di giocare. Sì, invece, sono sicuro che in breve tempo diventerà il prossimo campione del mondo. Non ci credo, deve essere uno scherzo di cattivo. Guardate! Bravissimo! Grazie, ma è facile, potrei farla ad occhi chiusi. Non vorrei mettervi fretta, ma... Fanno bene 100 milioni di yen come anticipo? Uffa, ma quando si mangia? Nobita, è ora di alzarti! Su, coraggio, se non ti sbrighi farai tardi a scuola. Resterò a casa, oggi devo allenarmi un po' con il Ripiglino. Bravissimo, Nobita, fantastico! La colazione è pronta, ti aspetto giù, fa con calma! Perché queste candele? Hai sentito? Il partito del Ripiglino ha vinto le ultime elezioni. Presto avremo un ministero del Ripiglino, allora. Ecco a te, Nobita. Grazie. Sono giusto, però. Che bello! Quando sarò grande diventerò ministro del Ripiglino. Per adesso sono soltanto un portaborse. E cosa farà il ministro del Ripiglino? Oh, renderò obbligatorio il Ripiglino in tutte le scuole. Non volevo, perdonami! Nobita! Oh no, anche se ne ho, mi dispiace, scusami! Ma perché ti stai scusando? Non lo so, siete arrabbiati con me, vero? Ho sentito che ora sei un professionista! Voglio diventare tuo allievo! Ah, era questo che voleva! Beh, gliel'ho chiesto prima io, guarisci! Ti sbagli, gliel'ho chiesto prima io! Cosa? Dai, ragazzi, andiamo! Perché? Che non lo faccio vedere io! Ma quello è... Hai visto chi è? Sì, è quel fenomeno del Ripiglino! Un ragazzo incredibile, è un vero genio! Ora basta, smettetela! Ragazzi, non c'è più bisogno di litigare!
Vuoi dire? Che ci prendi entrambi? Beh, sono molto occupato, sapete? Sarò ospite in vari film e programmi televisivi. E ho anche un contratto per delle pubblicità. Oh, ma per un momento non dire di nome, prego, ti prego. Va bene, vorrà dire che cercherà di trovare un po' di tempo. Grazie mille, Lupita! Toglietevi di mezzo! Dove sono andati a finire quei due? Una nonna e un bambino non possono certo essere andati lontano. Ma chi sono? Che brutti sei. Ce la fai, nonna? Sì, ora mi alzo. Li abbiamo trovati. Non scapperete di nuovo. Nonna, guarda, ci sono quei tipi cattivi. Ehi, aspetta, noi non siamo cattivi. Sei tu che hai rotto il mio prezioso filo da ripiglino. Te ne sei forse dimenticato? Quel filo era difettoso e tu lo sapevi bene. Mi ci hai fatto giocare solo per dare la colpa a me. Per tua informazione, questo è uno dei più costosi in commercio. E adesso ce lo devi ripagare. Ma il bambino ha detto che non è stata colpa sua. Cosa? Non dovreste gridare così. Giusto, piccolo? A quanto pare non è stata colpa tua, vero? Ma vedi, il mio negozio non naviga in buone acque, perciò voglio farti un incredibile sconto, così potrai comprarlo, sei d'accordo? In questo modo sistemeremo le cose senza chiamare la polizia. È una collanina, questa basta toccarla appena si rompe. Non credo proprio che sia adatta per giocare a ripiglino, sapete? Sì, ha ragione. Ma che dico? E tu chi saresti? Scusa! Io mi chiamo Nobita, molto piacere. Lui è il fenomeno del ripiglino di cui parlano tutti. Oh, davvero? Tu, un fenomeno del ripiglino? Beh, ecco. Nobita è un giocatore professionista. E un giorno sarà il campione del mondo. No, non dite così. Davvero, un professionista? Questo ragazzino. Ma non fateci ridere. Su, coraggio, Nobita, battili. Sì, avanti, battici. Al mio posto lo faranno i miei agnelli. No. La siete cercata. Vediamo chi sfido per primo. Ho deciso, li affronterò tutti insieme. All'attacco! Monte Fuji, l'aquila reale, la melanzana. Bravo! Sì! Questo è troppo. Bene, ora è tutto risolto. Ti chiedo scusa, ragazzina. D'accordo, ciao. Ciao, ci vediamo. Ti ringrazio di avermi aiutato, Nobita fenomeno del ripiglino. Chiamami soltanto Nobita. Scusa, ma... E ora che altro c'è? Niente, solo... Oh, no, vi prego, non voglio altri alieni. No, non si tratta di questo. La scarpa. Ah, la scarpa? Non ci credo. Ecco, ora posso andare. Nobita! Grazie, è successo qualcosa. Senti, il ripiglino. Dobbiamo imparare anche noi, per favore, Nobita. Oh, Shizuka, come posso dire di no alla mia amica del cuore? Va bene, ora un po' di tempo. Ma è stato bello conoscerti, Nobita fenomeno del ripiglino. Chiamami soltanto Nobita. Ora osservate molto attentamente. Va bene. Dovete prendere lo spago così e... Ehi, Doraemon, perché non ti unisci a noi? No, grazie, non mi interessa. Oh, andiamo, ma perché fai così? Basta, non mi toccare, mi vuoi mettere in faccia, per favore, basta! Sono stufo, smettetela di giocare a ripiglino davanti a me! Dai, Doraemon, impariamolo insieme! Avanti, forza! Vedi, fanno tutti il tifo per te, tieni! Prendi! E dai, su! E su, ho detto basta! Piantala! C'è una ragione molto profonda se reagisco così! Siamo tutti convinti, prego, fatti coraggio, Doraemon! No, non voglio! Hai sentito, Nobita? Basta, tranquilla, sono tutti un po' maldestri all'inizio, non c'è nulla di cui vergognarsi, Doraemon! Avanti, provaci, è facile, guarda, si fa così!
Come l'avevo detto? Io sono un gatto robot e ogni volta che vedo uno spago il mio senso di gatto viene fuori e miau! E inizio a piagolare! È inutile, non riesco a controllarmi, è più forte di me! Ehi, Doraemon! Come vai? Ma che orribile, non ce la faccio più! Come posso vivere in un mondo in cui tutti giocano con lo spago di ripiglino? Ed ecco la sua posta finale, la galassia! Oh no, non posso guardare! Siamo rimasti pigliati! Ora osservate attentamente quello che faccio. Okay. Prendete lo spago così e poi così. Avete visto come muove le mani? Affascinato! È bravissimo! Presto ci riuscirete anche voi. Voglio che tutto torni com'era! Ok, ecco fatto. Questa figura si chiama Scala a 6 gradini. È davvero di grande effetto, non trovate? Sara, se lo dici tu. Non preoccupatevi, so che all'inizio può sembrare un po' complicato, ma vi insegnerò tutto nei minimi dettagli, vedrete! Non avrete alcun motivo di preoccuparvi, ragazze! Ricordate, scala a 6 gradini!